Ciao bimbi! Allora, per le mie piccole cocci, oggi facciamo un lavoro con la cannuccia. Allora, la cannuccia non serve solo per bere l'acqua o le bibite, ma anche per fare i disegni e adesso vedrete come. Per prima cosa dovete procurarvi un disegno di questo tipo che io alle vostre mamme già ho mandato, ma se per caso non è arrivato, basta che le vostre mamme, le vostre sorelle, i fratelli disegnino una faccia. Con gli occhi, con il naso, con le orecchie, con la bocca. Che cosa manca, bimbi? Forse mancano i capelli? E noi faremo i capelli. Per fare i capelli del nostro bimbo useremo i colori, ma come li faremo i colori? Li creiamo noi. Dovete dal pennarello togliere il tappo dietro e far uscire la sua anima, il colore. Poi ci mettiamo in un ciotolino un po' d'acqua, non ne serve tanta, poca, e cominciamo a immergerci il colore. Vedete che cambia? E poi schiacciamo, 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 schiacciamo ed esce tutto il colore che macchia la nostra acqua. Lo rimettiamo via perché questo tige e lo chiudiamo. Ah, cosa molto importante, se per caso in casa non avete la cannuccia, non è importante, prendete una birra, gli togliete il tappo, dietro il tappo davanti, togliete l'anima che c'è dentro e lo usate come se fosse una cannuccia. Adesso la cosa importante è avere la cannuccia e tanto fiato. Siete pronti? Io prendo la cannuccia, la immergo nel colore, metto il colore, una goccia di colore sopra la testa del mio bimbo e comincia a soffiare. Siete pronti? Guardate. E faccio tanti tanti capelli. Ancora? Dai, ancora. Pronti? Via. E adesso li facciamo di un altro colore. Io ho preso il blu. Siete pronti? Guardiamo cosa succede. Via. Belli anche blu. Ora gialli. Come voi sapete è il mio colore preferito, mettiamone tanto, bellissimo. I colori si possono anche mescolare. Io prendo un po' di giallo, ci metto una gocciolina di blu e che cosa diventa? Verde! Bellissimo. Poi prendo un po' di arancione, ci metto una gocciolina di blu e cosa diventa? Guardiamo cosa diventa. Un blu verdastro. Insomma, riempite la testa del vostro bimbo di tantissimi colori. Createne quanti ne volete. Basta che avete tanti pennarelli in casa e tanto tanto fiato. Ciao bimbi, alla prossima. Un bacio.